Alla fine della partita Massimo Cellino non è più in tribuna ed è già partito con il nuovo direttore sportivo Sandro Vitali alla volta di Reggio Emilia, dove stanno andando a contattare quello che potrebbe essere il futuro allenatore del Cagliari. Si chiama Bruno Giorgi, dirà di sì e con lui il Cagliari inizierà il ciclo europeo. Sarebbe veramente troppo facile archiviare l'esonero di Radice con la stretta di mano di ieri mattina tra il 58enne tecnico Brianzolo ed il suo successore Bruno Giorgi. La vicenda di quelle che scottano è proprio per questo, da 4 giorni coinvolge l'interesse nazionale con l'arrivo di decine e decine di inviati nell'isola. Il caso Radice è stato analizzato in tutti i particolari, in tutte le sfumature. Ha addirittura provocato un'interrogazione in consiglio regionale. Di certo i tifosi sono stati quelli ad avere le idee più chiare, schierandosi apertamente dalla parte della società. 2 sondaggi riportati ieri dal Corriere dello Sport e dalla Nuova Sardegna testimoniano dati confortanti per chi ha preso la decisione del cambio clamoroso, ma per molti versi atteso sulla panchina cagliaritana. Cellino ha pagato salato la voglia amata di ribellarsi a Mazzone, che si apprestava ad abbandonare il Cagliari per inseguire il sogno della vita. Cattivi consiglieri ancora una volta lo hanno fatto sbagliare. L'istinto di reagire al divorzio con il tecnico di Trastevere è stato più forte di ogni riflessione. Volano dalla finestra 2 miliardi per una scommessa che, come si può osservare con il senno di poi, era persa in partenza. Oggi il Corriere dello Sport, per la firma del direttore Italo Cucci, riporta un editoriale dal titolo L'ultimo chicchirichì. Una lettera aperta a Gigi Radice che riassume tutti i perché di una scelta sbagliata. Ma prima di Cucci, sullo stesso quotidiano Luigi Ferraiolo e sulla Gazzetta dello Sport Alfio Caruso ci parlano di un tecnico che è solo il fantasma del sergente di ferro di un tempo. E del blef se ne non accorti tutti, giorno per giorno, da Vipiteno a San Venzan, da Varsavia a Nemi. Memorabile la farsa dei rigori all'Olimpico. L'ultima tappa a Bologna, prima che fosse troppo tardi. Speriamo che sia l'ultima ingenuità dell'imprevedibile Cellino. Radice, lei si è riservato, lo ha detto in conferenza stampa, di adire per vie legali se la federazione le darà l'autorizzazione. Ma mi pare che siamo tutti d'accordo, poi qualcuno mi ha detto che addirittura il Presidente oggi si è scusato perché si è reso conto anche lui che questo comunicato è stato abbastanza pesante. E a lei bastano le scuse? No, io a un certo punto ho riferito che se ha reso conto anche lui, io prendo atto, difatti adesso sono in attesa di avere il comunicato ufficiale per poterlo valutare proprio nei particolari. Radice ha detto in conferenza stampa che adirà per vie legali contro il Cagliari Calcio, per il comunicato stampa di ieri. Ma guardate, io non ho parole, se lui vuol farlo è padronissimo di farlo. Ci sono stati 2 corsivi in questi giorni sui principali quotidiani sportivi nazionali che non sono stati sicuramente gentili con Radice e il suo futuro. Sì, sì, difatti ne abbiamo parlato anche prima, direi che un conto è dire così, dare dei giudizi su una persona senza conoscerlo, perché da noi si usa molto essere quelli che dicono gli altri, ma a un certo punto poi ci vogliono anche, bisogna reagire, bisogna farsi conoscere per quello che uno è. Io non è che voglio assolutamente, voglio che io sia valutato per quello che sono. Non è che vengo valutato considerando l'età, considerando gli anni che uno fa questa professione. Beh, è chiaro che, infatti, quando non so, un presidente che solamente 1 mese e mezzo fa mi ha ingaggiato, che abbiamo parlato, eccetera, insomma, no, non credo che abbia ingaggiato un rimbambito, le pare? Che impressione ha avuto del presidente del Cagliari? Un presidente che ha esonerato l'allenatore alla prima di campionato? Ma io credo che il calcio di oggi abbia una velocità di base superiore alla norma e quindi i presupposti di questi cambiamenti, anche se dispiace per un collega, fanno parte un po' di quello che è il rischio del nostro lavoro. Certo è che io egoisticamente sono stato privilegiato, pur nella disavventura che ha avuto il Gigi Radice, e quindi come tale posso dire che è un calcio dove non perdona, è un calcio che ha fretta, è un calcio che vuole mantenere acquisite quelle posizioni che Cagliari oggi ha. Dopo le polemiche della seconda gestione tecnica dell'era Cellino è il turno di Bruno Giorgi. Il Cagliari viaggerà sereno in campionato finché arriveranno i successi anche in campo europeo. Si arriverà alle soglie della finale, impegnati fino a metà aprile.
È dopo la sconfitta con l'Inter che i rossoblù accusano il colpo e devono aspettare l'ultima gara a Lecce per salvarsi con gol di Oliveira. Ma il rapporto Cellino-Giorgi si è interrotto. Sarà Oscar Washington Tabárez il futuro. Un passaggio di consegne che avviene con stretta di mano. Metti una sera a Ghilarza, Bruno Giorgi di umore indecifrabile sulla panchina del Cagliari. Washington Oscar Tabárez, il nuovo allenatore rossoblù, che sorride e firma autografi sotto lo sguardo soddisfatto di Sandro Vitali e del procuratore uruguaiano Daniel Delgado. Aggiungi sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni che incuriosito aspetta l'incontro tra il passato ed il futuro tecnico della squadra cagliaritana. E ci sono tutti gli ingredienti per 45 minuti di suspense e di imbarazzo, perché Giorgi e Tabárez per tutto il primo tempo si scrutano dalla grande distanza in attesa che il direttore sportivo trovi il tempo per le presentazioni. Al termine dei primi 45 minuti di gioco, Tabárez non nasconde al nostro microfono la voglia di stringere la mano di Bruno Giorgi. Non voglio che diventi una situazione imbarazzante, no? Mi hanno detto che Giorgi, tutti mi hanno detto che è una bravissima persona, io tratto di serlo anche, mi piacerebbe molto conoscerlo. Ed il tecnico pavese non si fa attendere, una stretta di mano non costa niente, soprattutto se è inevitabile e attesa dai 2000 che gremiscono gli spalti del comunale di Ghilarza. Per tutti in regalo il poster calendario offerto dalla Cagliari Calcio. Bruno Giorgi va via con l'amaro in bocca. Io sono grato al Presidente di avermi dato una grande opportunità e lo ringrazio pubblicamente. Sono venuto a Cagliari con entusiasmo, ho cercato di lavorare su una squadra che non aveva grandi armonie sul piano tattico. Si è dovuto penalizzare un calciatore come Allegri per mantenere un equilibrio, si è dovuto modificare radicalmente in certi momenti la squadra. Abbiamo avuto la cessione di Cappioli, l'infortunio di Bisoli, l'ingresso di Marcolin un po' in ritardo. Tutte cose che adesso passano un po' nel dimenticatoio, ma fermo restando che il corpo unico della squadra era composto di 13-14 elementi che hanno portato avanti quasi 50 partite in un campionato compresso in 8 mesi. Se dimentichiamo questo, se tutto è negativo, allora sono fuori sintonia io o c'è qualcosa che non va, come dicevo. Certo è che l'ottica della società, ma non è la parte finale che ha inciso, è un po' il feeling purtroppo che non è mai nato tra l'allenatore e il suo presidente. Tabárez, sei contento di essere arrivato in Italia? Molto contento. Per me c'era un'aspettativa certa allenare in Europa e principalmente in Italia. Questa per me è una grande opportunità. È vero che questo sogno è iniziato a maturare a Natale, quando il presidente Cellino è venuto a Montevideo? No. Io ho conosciuto Cellino occasionalmente in una spiaggia di Punta dell'Este, ma in nessun momento siamo parlati di questa possibilità. Lei preferisce il calcio di Sacchi o quello di Trapattoni? Io ho sempre lavorato in squadre che giocano la zona, ma credo che non si vince solamente per giocare in zona o per giocare all'uomo. L'schema tattico non vince, vincono i calciatori. Pertanto credo che l'allenatore deve adattarsi alle caratteristiche dei giocatori della sua squadra. Per quel che mi riguarda, un'ultima domanda. È un sogno quello di aver raggiunto il traguardo italiano o è un'esperienza come le altre? È un'esperienza importante. Questa è una grande sfida deportiva per me.